nuovo video spesa. Guarda un po' che faccio il video spesa. Video spesa dell'Eurospin. Oggi vestito di bianco, con la parete bianca, faccio praticamente pandan, poi sono pure bianco di faccia. Allora, cominciamo col salmone perché il boss sta facendo la lasagna, carciofi e salmone. Quindi ha preso un po' di salmone. Questo 2,90€ hai detto, spacco dell'Eurospin. Ne ha presi 1, 2, 3, 4. Ma non li usi tutti e quattro? No, sono tre. No. Così l'altro lo mangio io. E niente, quindi adesso gli do subito perché sta qua adesso la lasagna con i carciofi. Salmone e carciofi. Troppo non ho potuto fare il mio. Vuoi questo? Sì, vuoi uno qualsiasi. Quindi uno me lo tengo per me che me lo mangio poi io con un po' di insalata. E niente, un po' non faccio il video ricetta perché sta tutto all'improvviso così, quindi non ero preparato, organizzato. Quindi ho fatto, preferito fare il video spesa. La lasagna ce la mangiamo e basta. Poi abbiamo preso, purtroppo lo scontrino non so dove sta. Per fortuna che c'è il boss che si ricorda tutto e c'ha più memoria di me. Quante patate sono queste, boss? Sono 3 kg. 3 kg di patate per? 90 centesimi. 90 centesimi al chilo. Facciamo qui. Poi la focaccia bianca, pure già si sono staccati un pezzo, è passato un topino e stanno mangiando un pezzo di focaccia bianca, naturalmente con la mortazza, che i boss sono passati dalle ciabattine integrali alla mortazza con la focaccia, quindi ecco qua, poi vabbè, latte, le gallette per me. Mia madre si sta fregando nel frattempo un mandarino, il topino visto, poi ho preso del prosciutto crudo, poi ha preso 3 pacchi di cannelloni. Quanto vengono i cannelloni, boss? 1,20€ a pacco. 1,20€ a pacco, che devi fare i cannelloni? Li fai semplici, con ragù. Ma che no? Con ragù. Quindi 3 pacchi di cannelloni. E pomodoro. Sì. Come si fanno i cannelloni? Così. Number one. Ma visto che ti sei fregato il mandarino, eh? Topino, prima di pranzo, il mandarino? Ce l'ho fatto. Ce l'ho fatto? Mia madre ce l'ha fatto. Salvettine della regina della casa. Per la fatina, per pulire la fatina. Poi sapone per le mani. Questo della Nier, sapone liquido neutro addolcente con estratto di mandorla dolce e proteine della seta. Megoyons. Poi succo d'arancia. Yogurt da comprare. Io sono speciale poi. Succo d'arancia, 3. Che ho... Mi sono messi secca la gola se non bevo il succo d'arancia la mattina. Poi yogurt, che mia madre già mi sta prendendo in giro, in gingino. Yogurt, che già non sfrantumato uno per terra. Ok. Yogurt questo bianco intero, che poi mi ci metto un po' di miele, ci metto le noccioline. No. Sto beccando il primo baffa della giornata e mi ha presi 5. Oh, è stato un figlio, mi ha presi 5. Poi il signorino del cactus, come dice mia madre, ha chiesto dell'avvocato perché serviva un po' di avvocato. Questi però vabbè, non sono tanto maturi ancora. Ho preso 3 bei avvocati, questi poi sopra le gallette, quando sono più maturi, ci faccio la merendavo. Merendina. Poi biscotti. Questi qua che sono buonissimi, io mi ci trovo benissimo, questi i frullini integrali. Sono buoni, vero mamma, questi biscotti? Mia madre ogni tanto ci fa anche merenda con una tazza di orzo e qualche biscotto, vero? La signora del cavolo. Ognuno ha i suoi vizi. Poi mi passi per piacere i mandarini. Mi passi la busta dei mandarini. Grazie. Sì, allora.
questo è il mandarino, aperta perché un topino è passato per questi mandarini. E poi c'è anche, c'è anche altra mortazza, quindi sono due. Limoni, detersivo per i piatti, questo da 1,5 litri. Poi tonno, due scatole di tonno, un all'olio d'oliva e un altro all'olio d'oliva, tutte e due. Sono tre scatole, il boss sta per morire in diretta. Oh, prima fa la lasagna, poi insomma ci passi all'altra vita. E per finire le patate dolci, che boccuccia d'oro mangia le patate dolci. Queste me le faccio al forno, le copro nella carta stagnola, le metto al forno e poi le apro e me le mangio così, anche con il cucchiaino, con il cucchiaio, la forchetta, mangio così semplice vicino a un petto di pollo. È finito, la spesa è finita, la lasagna ancora non è pronta qua. Scusa boss, quanto ci vuole ancora per la lasagna? Boss? Quanto ci vuole ancora per la lasagna? Per la lasagna, il boss è detto. Quanto ci vuole ancora per la lasagna? La lasagna sto qua a becelare. Sta facendo la cosa. Volta fatta la becelare e comincio qua. Ma dici che la lasagna andrà a intaccare la mia fisico? Andrà a intaccare il mio fisico la lasagna? No. No, dietetica? Vabbè, ma è dietetica la lasagna? Vabbè, dopo casomai metto un pezzetto della lasagna. A dopo. Ecco qui la lasagna, un altro po' la faccio bruciare. No, ben cotta sopra, comunque è bianca perché ho carciofi e salmone. Adesso aspettiamo un attimino che si raffredda e ce la pappiamo ed è il nostro pranzo. Un pochettino. Allora, ecco qui la lasagna. Adesso noi chiudiamo questo video e ci prestiamo a mangiarla e facciamo un video mukbang. E con lui si raccia al prossimo video.